Catignano, un paese possiamo dire veramente in ginocchio dopo il sisma di ottobre e l'ultimo di gennaio, immensi danni al patrimonio sia pubblico che privato. Sono state fatte operazioni di messa in sicurezza su due palazzi in centro storico. Abbiamo due zone del centro storico chiuse per pericolo crolli. A seguito del sisma del 18 gennaio c'è stato un ulteriore crollo di una palazzina di fronte al municipio. Abbiamo dovuto mettere in sicurezza la torre campanaria a ridosso della scuola e della strada provinciale. Siamo in difficoltà. Il comune è un comune piccolo con le competenze che ha un comune piccolo. Stiamo veramente facendo qualcosa di grande, però abbiamo bisogno del supporto delle istituzioni perché non ce la facciamo più. Domani ci sarà la commissione per esaminare le città, i paesi che entreranno nel cratere sismico. Voi chiedete a gran voce questo. Speriamo che il governo abbia buon senso, non perché lo dice il sindaco Enrico Valentini, ma perché lo dicono i danni, lo dicono le schede della protezione civile, lo dicono i vigili del fuoco. A seguito dei sopralluoghi FAST abbiamo oltre il 37% dei fabbricati dichiarati inabitabili. Dopo il sisma del 30 ottobre ci sono stati 18 sfollati che tuttora godono del contributo autonomo alla sistemazione, però sono fuori casa. La comunità di Catignano può veramente finire, se non ci saranno veramente i fatti per cui andare avanti. Se non rispondiamo con delle azioni immediate sulla ricostruzione, pensiamo che il paese possa morire.